3, 2, 1. Ah, Sirena. È e roba di basket. È beh, a me piace. Eh, certo. Palla 2. Sì. Senti, parlo una cosa eh, da, subito per, per chiedertela ora. C'è una cosa inconfessabile che uno non si aspetterebbe da te, che invece ti diverte tantissimo. Cioè, tipo la comicità slapstick, quella fisica, <ride> una cosa che dici non può farlo ridere e invece ti piace. Ma sì, sono, sono, sono tantissime le cose inconfessabili, tra l'altro, che io ho degli armadi. <ride> cioè, sono... Ma limitando il campo a quelle. Eh, a, a quello, no, le, le, le cose che, che la, una cosa che mi fa ridere, che secondo me è abbastanza insospettabile, è, è... sta nei silenzi. Cioè, io parlo tantissimo. Purtroppo ecco. anelo al eh, silenzio ma non ce la faccio mai e, e, e la, la comicità silente non, non necessariamente quello, di, quello dei, 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 degli slapstick comedy eh, ad esempio cioè Buster eh, Keaton, eh, uno Buster Keaton zitto a me uguale. fa ridere tantissimo, tantissimo. E, e ho avuto la fortuna per anni di suonare con, una, con Andrea Franchi che è un ragazzo di, di, di Prato che è identico a Buster Keaton e, e, ed è bellissimo perché normalmente lui faceva il batterista, ogni tanto proprio non suonava, si fermava e io ridevo tantissimo. Tant'è tant vero che poi il, il, eh, mi sembra la gazzetta di Modena dopo un concerto, il giorno dopo un concerto, eh, scrisse questo titolo: in, tipo a pagina 26, Paolo benvenuto un buffone. Eh, perché ho riso tutto il <ride> tempo, eh, ridevo tutto il tempo. Io sembro una persona seria, ma rido veramente per qualsiasi cosa, ma il silenzio mi fa ridere. Ma perché nella pausa ti immagini qualcosa? O perché è bella la stasi, cioè vedere per, uno perché, fermo. perché mi piace la stasi, io, so, io, io sono eh, convinto che siamo. Noi siamo figli di, di, di moltitudini, noi, noi siamo moltitudini. Ognuno di noi è moltitudine. E quando una moltitudine si ferma, l'effetto è comico. La frenata. Ecco, questo, la frenata. Cioè la frenata. Ma mh, voi, visto che sei una moltitudine, no, ti voglio fare <ride> qualcosa domanda. Carlo Levi nel 1955 scrisse scritto un libro molto importante: dice, Le parole sono pietre e nel tuo uh, penultimo album l'ultimo io l'ho sentito di nascosto qua ma nel tuo penultimo album c'è un brano che si sentito la pietra però in quella canzone a un certo punto tu dici eh, il silenzio è la verità che è quello che mi hai appena detto ma questo perché è così peggiorata la situazione di tutti noi negli ultimi anni che il silenzio rappresenta l'unico momento sincero oltre a far ridere ah, sì, a me fa ridere molto <ride> ribadisco no eh, probabilmente io ho bisogno di non, non sentire questa grande pressione intorno a me. Parlo, parlo semplicemente del fatto che anche quando non sono concentrato su quello che succede nel mondo, il mondo mi arriva in qualche maniera. Ed è uno sciamare che mi disturba, spesse volte. Eh, ritengo che, che ci stiamo specializzando, cioè ci stiamo non specializzando in tutto, e io invece amo la ricerca sulle piccole cose. Eh, il silenzio per me ha, 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 ha questo di, di sacro, è una cosa proprio sacrale, cioè, eh, ti permette di, di elucubrarci, ti puoi elucubrare dentro e, e, e perciò di formarti una tua idea. E non necessariamente la, la, la tua idea eh, è meno rumorosa delle altre, ma se parte dal silenzio se rispetta il silenzio, a mio parere ha più un margine di ricerca e non il margine dell'intrattenimento, che è una cosa che detesto sinceramente. Ecco, a proposito, visto che eh, adesso facciamo una cosa difficile da ammettere per un artista, ma molto sincera, eh, te ne frega qualcosa dei social? Cioè, al di là dell'uso strumentale che uno deve fare? No, perché no, no, no infatti lo, no, non mi interessa, ma non mi interessa semplicemente perché, perché non eh, ha a che fare con la seduzione. Eh, se anche fossi stato mai nella vita un uomo o un giovane uomo bello, non avrei potuto sedurre tutti o tutte. Ecco, allora mi sembra assurdo. Cercare disperatamente attraverso una vetrina di sé, che poi in realtà non, non è completante rispetto al tuo aspetto sia fisico che emozionale, eh, cercare di sedurre gli altri con, attraverso le tue azioni, non ha alcun senso, è una cosa proprio che, che te detesto. E infatti non, 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 non le uso e, e, e ci sono delle persone che, che usano e, <ride> le mie, e, queste piattaforme e, e, e spesso volte vengo insultato a, anche eh, senza che io abbia fatto quindi, nulla quindi, specifichiamo non è la tua moltitudine a usare quella piattaforma no la mia, ma si, si, la mia moltitudine si perde in giro come, come i gatti se uno segue un gatto non esiste, non esiste una logica per noi eh, relativa a ciò che un gatto fa. Ecco, i miei motivi sono gatti, sono gattesche. C'era cioè, cioè quella bellissima frase poi anche nei grandi film commerciali di... Joker che dice io sono uno che insegue le macchine ecco, esatto. e quando passano c'è un momento di interesse Bellissimo. ecco nell'inseguire le macchine prima hai detto una cosa eh, che fa un po' la differenza in questo momento cioè eh, non voler sapere tutto ma voler sapere bene alcune cose a me che se non concesso si... che ci riesca nel mio caso eh. a me se non concesso che si riesca com'è che eh, si, si può cambiare questo orribile ritmo del, dell'inseguimento del tutto? Ma, eh, eh, mi verrebbe da, da dire una frase in siciliano, ma non, non la dico. La, la dico <ride> cercando di non curarsi del, del resto, io ho, ho, ho capito da poco mh, per quale motivo eh, provo piacere a, a, a stare su questo pianeta, in, in questa forma. Avrei voluto essere un albero, ma... <ride> E, e, mm, e lì di silenzio e e eh beh, lì hai voglia. Mi piacerebbe, ah, nel Salento, un che albero, un potrebbe... ulivo. Io un sono, sono da sempre. Quindi Rigis. generoso, dai dei frutti! Uh, sì, 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 eh, ecco, sì. Vengo spesso attaccato sì, da cannabis. Magari vuole lei, ma quella... una betulla, sì. <ride> 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 comunque, no? Eh, spesse volte, volte ci, 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 ci si perde davvero, ci si perde. Eh, perché si è curiosi. No? Eh, se c'è una cosa che mi ha sempre agghiacciato, nelle, le, leggendo mh, la storia degli uomini, eh, mh, mi hanno sempre agghiacciato le esecuzioni con tutti gli spettatori che guardavano la morte di un essere umano, no? la perdita della vita. E in tutta franchezza, penso che, che questa sia una cosa normale per degli animali vedere un proprio simile che va da un'altra parte, ma noi uomini non siamo così eh, bravi da sostenere la, la sacralità del passaggio, e perciò siamo soltanto curiosi. I social sono la curiosità, l'ennesima potenza, per quanto mi riguarda. E, e per quello io ho capito che la mia ricerca è basarsi sulla ricerca dell'universo partendo da un tavolo, da uno sgabuzzino. E, e, ovviamente non ha alcun senso e, e, e non ha alcun senso pratico e, e, e mi rendo conto che, che soltanto grazie alla legge Basaglia stiamo parlando in questo momento <ride> io te. entrambi eh, però Sì, forse probabilmente sì, sono abbastanza certo <ride> di, di, fatto, di, di fatto per me gli esseri umani importanti sono quelli che fanno questa ricerca ma in, ma in qualsiasi campo cioè, scrivere canzoni non ha alcun senso come è una grande fuga, un l'universo è, è, è in fuga noi non dobbiamo vergognarci delle fughe che abbiamo c'è un'altra, sempre in quella canzone dice una cosa che mi ha colpito perché tu, eh, poi, ne, poi ne parliamo anche eh, sei, sei un genitore certo. e, e eh, in questa canzone dici ora è sempre domani e domani è già tardi non siamo più a tempo come dire eh, l'impossibilità di viverci anche no? l'impossibilità proprio del... del, del, del del vedere, già vederci, del sentirci, del sentire. Noi, noi siamo impossibilitati a sentire, ma non noi, noi stessi. Cioè noi, noi già vediamo, sentiamo, parliamo, comunichiamo e, e siamo parziali, parzialissimi, vediamo da due buchi. Cioè, non abbiamo una, una realtà eh, anche scientificamente, la fisica quantistica finalmente l'ha fatta capire questa cosa. Noi non. non tutto quello che vediamo non è vero, è bellissimo in questo momento, per carità, eh, però non è, non è vero. Non, non, è non è esattamente quello che è, e perciò di questa parzialità dovremmo fare un. un, un uh, dovremmo innalzare un altare a questa parzialità e essere felici di questa parzialità. Invece eh, continuiamo a ricercare eh, per avamposti eh, l'infinito e non lo troveremo mai. Per me è eh, eh, questo il, il perdersi, il mancarsi completamente. In un bellissimo libro che ho letto da poco. Eh, L'autrice non la ricordo, ahimè, ma ricordo molto bene il titolo del libro: Che è i pesci non esistono, che okay. è meraviglioso. Sì, sì, sì. Eh, lei è una scienziata e racconta di come suo padre, che aveva questo tipo di approccio, questo tipo di profondità magmatica, tentasse tutte le sere, anche quando era piccola, <ride> di, di trasmetterlo. E lei dice: Non ha fatto benissimo a me alle mie sorelle, <ride> eh, eh, nel già, breve, eh, già, nel già. lungo, però, sì, eh, già, ci ha sì. dato degli strumenti, e sì, quello è. Eh, è, gli esseri umani, prova a pensare quanto sia, quanto, quanto è confortante questa visione. No? Se noi la smettessimo di pensarci eh, protagonisti ed eroi in ogni istante no? e facessimo esattamente quello che fanno le nostre, noi siamo composti di cellule, no? e le cellule cosa fanno? Si uniscono per dare informazioni ce alla cellula nuova. Oddio, ma non sarebbe più confortante pensarsi così? E tra l'altro, visto che siamo genitori, mh? non è così. È così. Certo, trasmettere le informazioni giuste... E comporta un grande grado di, di concentrazione e, e di giustezza. Questa è la ricerca degli esseri umani. Poi che uno scriva canzoni, faccia sedie, eccetera, 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 eh, per me questa è la ricerca, è una ricerca sì, sì. che può essere utile o inutile, ma per me è così. Uno dei tanti motivi per cui eh, rappresenti l'eccellenza nella scrittura dei testi è un, una capacità che è quella eh, rara di riuscire a dosare, nonostante tu anche nella scrittura sia molto verboso, oh, sì. ma eh, misteriosamente c'è una formula matematica per cui tutto questo... Ritorna anche nella metrica de delle tue canzoni, perché poi è una cosa complicatissima. Sì, sì. No, no, allora, io non penso di essere. partendo da, dal presupposto che le, le, eccellenze, le eccellenze sono i bambini quando giocano, tu vedi, tu, ci, ci si perde nei, nei gesti. Ma, no, ma, ma anche. Ma tra quelli corrotti dall'età, rimane un sì, no, ma, ma anche ma, 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 secondo me, nei gesti inconsci si vede, c'è veramente l'arte degli esseri umani. Poi dopo, noi abbiamo chiamato arte altre cose, e va benissimo, eccetera, eccetera, non stiamo a. Andare su questa cosa. Io ritengo che scrivere canzoni sia formare, è come essere un alchimista, cioè devi formare materia dal niente, dal niente in questo caso. Eh. E, e per me eh, scrivere una canzone significa che, 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 che tutto ciò che, 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 che vedo, che sento, che respiro, che percepisco nella parzialità di cui parlavamo prima diventa acqua. Diventa terra, diventa sangue, diventa quello che deve diventare e non sono io a guidarla, questa cosa, cioè, non, non, non dobbiamo essere noi a guidarla. Secondo me. E perciò quello che faccio è cercare disperatamente di mettere insieme armonia, melodia, testo e farli diventare pane. Ma nella compiutezza cioè, del testo narrativo, no? mm. quando hai finito di scrivere, eh, non hai a volte la tentazione di ritenerlo sufficiente. I tuoi testi sono. Nel senso, pesanti sì, nel sì. senso non pesanti in no, no, no. anzi, sono pesanti nel senso che hanno una, una loro esattezza. Sì, eh. è, è vero, è, è, è geometria del sentimento, Beh, è matematica del sentimento, modello matematico del sentimento. Questo potrebbe, mi viene da pensare, però um, c'è una giustezza nel momento in cui eh, tu sei nella fase perfetta della tua vita e io ancora non ci sono arrivato quando ovvero quando le canzoni diventano altro e non perché sociologicamente diventano altro perché vieni appartieni a, 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 al sentimento dell'altro ma perché essa stessa diventa perché proprio è, la, è, è il senso della musica e delle parole dell'impasto di quella cosa che diventa altro io ancora non ci sono arrivato perché sono ancora in una fase di costruzione di me è il giorno in cui penso tra una trentina d'anni riesco ad arrivare a quel punto. Sicuramente non metterò molte parole e probabilmente non metterò neanche molta musica. Cioè, ti avvicinerai al silenzio. sì Nel certo. senso è che volevo dire che dovrei smettere, no, no eh, non farlo. La, una cosa eh, che, che è molto interessante in tutto questo eh, è anche il metodo, no? Che, che chi lavora sulle parole, che chi lavora eh, prima sulle parole, poi sulla musica o contemporaneamente utilizza, e, e soprattutto c'è una molla. Allora, io ho sempre trovato molto buffi quelli che scrivono per urgenza. Mentre <ride> se, mi sono sempre fidato molto di quelli che scrivono per necessità. Sì, sì, eh, sì. Perché è un altro modo: anche necessità, sì. in tanti sensi. Eh. Certo, certo, certo. Beh, 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 allora, se eh, uno è sano, veramente, non fa quello che fai tu. E non, faccio, e non fa quello che faccio io. Beh, uno è sano, fa il falegname, uno sano, fa il panettiere. Uno sano, se ha la fortuna di non dover lavorare, non fa un cazzo. Cioè è proprio <ride> se proprio bisogna dire: perdono, chiedo perdono per no, no, l'eufemismo. E, e, e questa è la necessità. Noi abbiamo degli abissi insondati. Ma insondati, insondatissimi, che certo vengono da eh, anche dai nostri antenati, dal fatto che dentro di noi c'è un T-Rex nel cervello, che dentro c'è la scimmia. Che dentro c'è tutto quello, tutto il, il terrore, la paura dell'essere ghermiti, de, la, la volontà di diventare violentatore invece, anche ecco, abbiamo tutte queste cose qui. Ma il problema è, è proprio questo. La mia necessità è di sfogarle queste cose qua. e e perciò penso di essere uno che scrive per necessità, ma l'urgenza serve più che altro per farti trovare la, posizione, la tua posizione in questo mondo. Ed è una cosa, è un bellissimo carburante, no? Così come l'odio lo è. Mm? Ah, a che punto si accolgono? Adesso hai detto una cosa che mi ha colpito molto, perché poi viviamo tutti di pensieri meravigliosi, ma di pensieri orribili. Ah, certo. eh, a che punto ti sei accorto che potevi confrontarti? Perché in genere... Il pensiero orribile è quello che metti subito nell'angolo nel retrobottega certo. del cervello fingendo di non averlo avuto. Certo. Quando invece uno ci si confronta e riesce a affrontarlo serenamente. Le pulsioni più bieche, quelle più terrificanti, accettare che siano tue è un momento di sollievo. Ah certo, ma eh, accettare il mostro che, che siamo, cioè siamo tutti dei criminali. E accettare questa cosa è un grande conforto a proposito di essere confortati, ma è, è davvero il primo passo è il primo passo io penso che sono arrivato lì attraverso il dolore di, di un'assenza di una mancanza che ho avuto gravissima per me all'epoca e, e quello mi ha fatto arrivare a questo perché io avevo una rabbia in corpo che avrei ucciso tutti ma proprio senza problemi o quantomeno avrei ucciso tutti quelli che riuscivo a uccidere prima che uccidessero <ride> me ok e, e, e certo guardare gli abissi è una cosa sfolgorante da un lato invece o, oltre a essere terribile Okay? perché ti, ti, ti mette di fronte davvero a, a, al tuo essere pazzo, completamente folle, distruttivo, come la natura, però forse anche giusto alle volte, come la natura in alcuni casi. Allora mi viene da pensare perché, perché l'abisso è sfolgorante, perché l'abisso è lì e ti accoglie e non, non è un muro. È una Qualche soluzione cosa, possibile. È, 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 è quello che tu devi penetrare perché dall'altra parte c'è tutto l'altro che, che, che non vedi. Tutto il magico è che l'uomo sta, sta disperatamente cercando di eliminare no? dalla fine delle cose al dolore delle cose. Ecco, è, è, io penso che invece bisogna andare a ritrovare questo perché altrimenti eh, eh, diventiamo soltanto testa, non, non, siamo, non siamo già più apollinati da un bel po' di tempo, siamo dei figuranti antropomorfi. In, in tutto questo bagaglio enorme, all'improvviso, eh, un caro amico mi ha detto una cosa che mi ha colpito che fingo sempre sia mia, eh, <ride> che qua, quando, quando sono nati i miei figli c'è stato questo momento eh, di, di improvvisa, l'epifania di una cosa che ti dice che tutto il resto diventa irrilevante. Cioè che all'improvviso questa matassa drammatica di pulsioni, belle, brutte, terribili, della deriva continuamente improvvisamente diventa rilevante perché, come dicevi prima, Ritorna di nuovo al centro del tavolo la natura che ti dà una funzione. certo, certo. È, è come se tu ricevessi un impiego, no? Sono stato in coda momento. Per... Ho finalmente capito che è il mio capo, cioè, è, è, è questo è. E lì eh, ad esempio, poi c'è un'altra cosa, secondo me, che, che specialmente eh, in Italia è, è difficile da, da spiegare, no? Eh, questa cosa qui, quando si capisce che c'è un ruolo, che è un ruolo che che ti viene dal, dal caos, non necessariamente, non c'è proprio uno che ti dice devi fare questa cosa. Okay. Beh, anche il momento in cui succede è un sì, momento di caos. Esatto, è un momento di caos è, è, ed è bellissimo essere guidati da, 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 dal caos. Ecco, quello che succede è provarne piacere però, ma nel momento in cui ho un incarico e mi sento incaricato di voglio provare piacere, finalmente, senza senso di colpa, io voglio godere questa cosa. Questo è l'unico piacere che mi permetto nella vita, il piacere di non essere niente. Il piacere di, 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 vede, di cercare di, 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 di vedere l'invisibile, di, di pregustarlo, di divinarlo, questo è. Questo per me è la vita, poi è ovvio è difficile stare accanto a me, la mia compagna è molto brava, Invece, molto buona. Parlando del tuo nuovo capo, cioè di tua figlia, in questo, sì. in questo equilibrio nuovo <ride> che si è creato, quali sono le, le vostre consegne, che tipo di, 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 di mansioni ti ha dato, nel senso che credo sia implacabile come... Eh, assolutamente, dico. ma io sono io sono il suo, lei le mi tocca i capelli sempre e... e, 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 che e immagino che è una cosa che tu non permetteresti a nessuno. No. Io non permetto a nessuno di fare quasi niente. <ride> e, e Ebbene, no, la cosa bella, mi piace molto, c'è una dimensione del sacro legata ai capelli, come sai fino... A... Non so più, non è una cosa che non so più. Però... Sì, no, no, <ride> non, è vero, non, è, non, è, non è vero, però in realtà, in realtà è proprio così, cioè fino, fino a un certo punto, è, cioè perché le, le suore hanno i ve, il velo ve, ve sopra la testa? Perché i capelli sono qualcosa di... da un lato, eh, qualcosa da coprire, perché sembrano estetica. Hm? Dall'altro, ad esempio, per i buddisti... Eh, eh, i, 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 i capelli proprio cioè, il, il capello è l'ultima parte della, della precognizione infantile cioè, da, di, da dove siamo venuti da, da, dalla testa, dalla fontanella dai capelli eh? e perciò il fatto che mi tocchi i capelli è, 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 è bellissimo, mi sembra che, che perciò sono stato quasi innalzato a essere sacro, un po' come il bue api ecco. certo, è ecco quella sensazione tra sì. il pio bove e il bue api <ride> esatto. nel, più, nel, più, più obove, nel più mio pio bove sì. senti, in, in questa Uh, grande, ogni tanto, rarefazione no? che, che ti circonda perché eh, quella è l'idea che uno ha di Paolo Benvenuto: no? di questa uh, grande densità, ma anche grande. E, um, nei, negli atti pratici della tua vita, per esempio, il tuo rapporto con le autovetture è un <ride> rapporto complesso, è un rapporto complesso perché da, da sempre sottoproletario co compro automobili inutili, impossibili, <ride> cioè. È, è... <ride> Una mi è andata a fuoco, un'altra mi è scappato il turbo e, e, e perché l'avevo presa turbo apposta. Dico, prendo una macchina turbo, turbo, 1000 euro di turbo, e mi <ride> si è schiantata la macchina turbo e, 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 e questa è una cosa molto bella perché praticamente ho, a un certo punto ho spaventato, la macchina andava a, a 6000 giri senza che potessi fare nulla, le marce non entravano più, ho tolto le chiavi, la macchina andava da sola, è stato un momento bellissimo, e lì ho, ho capito che ad esempio controllare le cose non <ride> ha alcun senso. E, ma c'è cosa... anche un po' di horror in questa storia, cioè c'è anche un po' di Stephen King. È una macchina che si anima, sì, sì ma io sono tuo... convinto del sentimento delle cose. Io sono convinto che, le, che, le, che anche i manufatti abbiano un loro sentimento e che noi stessi, un, un po' per certi versi, riusciamo a, a, a manipolare il sentimento di codeste cose. Sì, io sono convinto che, per esempio, in questa mia concezione altrettanto animista, che i manufatti ce l'abbiano con me, nel senso <ride> che io gli trasmetta un certo sì, astio sì. che loro fanno tornare. La tecnologia, ad esempio, io la tecnologia abbiamo. Dei, dei, dei grossi problemi, non funziona mai nulla, ma è, è, una, è una cosa anche, anche normale perché ho provato io disperatamente facendo il perito informatico a, a, ad entrare in, in questi mondi fa, fatti di microprocessori eccetera eccetera, e, e, ma non è un caso che io poi sia tornato a, a, a suonare, <ride> che, che si, mi sia messo a suonare a 27 anni, 26 anni, ecco una cosa del genere. Eh, perché ancora c'erano i nastri. <ride> l'unica fare... cosa per fortuna, l'unica cosa che ancora non è stata, stata all'epoca, non era ancora stata contaminata da, dall'aspetto tecnologico, poi, invece, ovviamente, anche adesso è così, e non, e non funziona mai niente. 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 Ma eh, per, per arrivare a quel momento a 27 anni, che cosa io, io non credo molto nel, ho capito che il mio percorso era, eccetera. No, no. eh, quel passaggio, quando invece hai sentito che eh, era diventata una buona consuetudine. Cioè che era una cosa che, per urgenza, per necessità, abbiamo detto eh, potevi fare. Che cosa ti ha cambiato? Eh, mm, e... Mi ha cambiato, in realtà, c'è una cosa che mi ha cambiato. Avevo, ero, ero ragazzo, avevo avuto 12-13 anni, ero in una stanza d'estate, ero sul lago di Garda, mia mamma è del lago di Garda, perciò ero lì. E in una stanzetta piccolissima ho sentito suonare un pianista eh, con una violoncellista e un violinista e non ho mai provato una cosa così sublime. Cioè, questi esseri umani che formavano, facevano delle cose, non facevano delle cose, erano, erano <ride> essi stessi sub sublimati rispetto al loro corpo. E quello che, che, che usciva da quegli, da quegli strumenti, la coesione anche sul tempo, nel tempo e nello spazio, in quel tempo e soltanto in quel tempo e in quello spazio, mi ha sollevato, e io per la prima volta nella mia vita finalmente non ho avuto peso. E questo non è nato in me come desiderio di diventare uno che scrive canzoni. E nel tempo questa cosa ha maturato: io ho fatto altro. Ho lavorato, ho fatto l'operaio, ho fatto lo, il panettiere, ho fatto il cameriere. Ho fatto... E, poi, e poi questa cosa è arrivata e ho cominciato da un giorno con l'altro a scrivere canzoni e bruttissime. No. E tuttora diciamo, no no, le prime, i, 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 primi, i primi due anni sono stati tragici perché sono tentativi, poi la mia idea era quella di non guardare intorno a nessuno, eh, grande presunzione, noi siamo che quello che mangiamo e quello che vediamo, quello che respiriamo e perciò niente tanti, tanti aggiustamenti nel, 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 nel tempo per, per, per cercare di lentamente e inesorabilmente cogliere un fiore non è, non è stato facile il, il palco in tutto questo è un luogo che ti spaventa che ti ha mai spaventato che ti sì, sei... sì, sì sono assolutamente spaventatissimo ancora adesso a me sembra, adesso specialmente con, con, con l'età avanzante eh, mi sembra un po' di, di andare in mutande dall'inizio poi dopo lentamente e inesorabilmente se riesco a trasformarmi nella cantante, nella meravigliosa cantante che sono, non, non, mer non meravigliosa dal punto di vista della, della tecnica vocale, ma divento una donna bellissima. Ecco io, io, io quando canto se, sembro una madre gradevole, corpulenta. E allora quando mi trasformo da uomo in mutande a, a donna elega elegantissima nelle, nelle sue nudità neandertaliane, allora, se, allora io mi sento bene. Il pubblico per te è una moltitudine di moltitudini, cioè per dire hai un rapporto intenso con chi è dall'altra parte o per te è strumentale che ci sia ma non è... Eh... Per me è strumentale, per me è strumentale, io, io è strumentale perché... È, 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 allora, è uno fa questa cosa per terapia, okay? lo dicevamo un po' prima, almeno io la faccio per questo okay? e, e, e perciò ho bisogno necessariamente di eh, trovare dei compagni con cui fare perché da solo sono manchevole non, non sono un grande motore immobile e per me, è, per me il, il pubblico è privato ne, ovvero eh, mi sento privato del pubblico <ride> non ho bisogno di essere visto ecco quello intendo dire non ho bisogno di essere visto certo, certo poi dopo tanti, tantissimi concerti negli anni questo me l'ha insegnato che se esiste una relazione tra una parte e l'altra di questo tipo di comunicazione è, è, è diventa un suggello bellissimo di anime, quello sì, chiamiamolo di anime, comunque di sensazioni, di, di, di sentire comune. E questo è molto bello, questo, questa è una cosa bellissima, è anche una droga potentissima, avrei dovuto cercare disperatamente di... di, di eh, Arretrare rispetto a questo, eh, ma nonostante tu abbia questa forma di, di estrema consapevolezza, la, la droga del consenso del, uh, il fatto di che, che ci siano delle persone a cui che è molto strano no? la popolarità lo porta, che a prescindere da quello che tu stia facendo ti approveranno, o che... eh, ma infatti è proprio questo il problema: non, bis non bisogna non... allora io parto dal presupposto che sono io, sospetterei moltissimo se una mia idea piacesse a tantissima tantissima gente significa partendo da, dall'assioma della ricerca di prima che la mia ricerca è abbastanza superficiale mm. perché perché è così non è che uno si io non mi rivolgo mi rivolgo a me e non a un popolo eletto né tantomeno alla massa in generale dovrebbe essere così per me per me sarebbe, sarebbe veramente molto importante non, non dimenticarsi che se riesci a sedurre molti, eh, poi sempre con uno devi stare, o con due, o con tre, o con cinque, insomma, però ecco sotto il milione. Ecco. Sì, mm. anche per una questione di tempi. Sì, 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 è proprio un, 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 una questione di tempo. Ecco. Ma ehm, ti, ti faccio una domanda che, che è, è veramente molto sciocca, però che ha un senso tu hai, eh, anche ascoltando quelli che si chiamano provini de, provini, provini. Uh, hai un incredibile senso della melodia pop, non è un'offesa cioè, no, 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 uh, no perché può essere magari no, lo no, dici, no, ci, sono, no. ci sono tuoi colleghi ah, beh, che sì, nel sì, cantautorato sì. se gli dici guarda che tu fai delle cose pop dicono non ti permettere mai un'altra <ride> volta <ride> insultami <ride> madre e figli ma io <ride> pop <Okay>. <ride> <ride> e, ed è un dono no? nel senso che uno ce l'abbia o meno lo accolgo o meno, ma è un dono non è una tentazione per te, nel senso quello che mi hai appena detto, e ti giuro che è affascinantissimo, perché <ride> l'idea di considerarlo un'idea che non è buona se ce l'hanno in tanti che è, che, che è strana come sì. però la tentazione della scorciatoia per dire, eh, il pop è una scorciatoia, difficilissima, ma è una scorciatoia sì, sì, beh, se farlo con classe sì farlo con classe sì, arriva a tante persone comporta anche delle, dei vantaggi oh, giganteschi a voglia. Oh, voglia, non te ne frega niente no, allora non ho quel talento allora io penso di essere ascoltabile. E per, una, per un paese come l'Italia abituato al, ben, al bel canto, io sono uno che porta la voce. Mm. e Perciò sono veramente a cavallo tra gli anni 50 e i 2020. Cioè, sono questo ponte, io sono Claudio Villa che cambia. Sì, cioè ce l'ho questa cosa. Però, fondamentalmente, eh, a me, quando ero ragazzo, eh, 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 eh. Ho sentito a me, a me quando, quando ero ragazzo e ho sentito per la prima volta Io Se Fossi Dio di Giorgio Gaber. Ho detto: Ma com'è sta cosa? Cioè, facevi barbera e champagne e adesso fai Io se fossi Dio, che è successo in mezzo a parte conoscere Luporini. Ecco in mezzo: in mezzo c'è che, che uno da anelante al successo diventa anelante al far succedere ecco qual è la differenza e partendo comunque dal presupposto che io non avrei il talento per arrivare a delle altezze popolari di nessun tipo eh, io devo far succedere le cose in me e per far succedere, succedere le cose in me devo, devo sbilanciarmi ogni volta devo essere completamente fuori centro fuori equilibrio è il funambolismo che rende il ricercatore che rende Einstein Einstein cioè, aver usato l'inusabile udito l'inudibile. Ti voglio contraddire con un esempio molto pratico: Che è, eh, hai scritto un pezzo per Giussi Ferreri. <ride> no, hai no, scritto... no, me l'ha rubato. rubato. Ma lei. sta scherzando? Ah, okay. No, 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 io l'ho scritto, okay. io ho scritto per, per me, e poi Giuseppe, un, giorno, un giorno sono in macchina, <ride> sento, sento lo stesso Incipi e dico. Let's. Non è possibile che mettano un pezzo mio su, su Radio era ed, ed era E Era Giussi Ferreri. Lì ho capito di non, non saper molto di musica perché è su un'altra tonalità, erando diesis minore. Fa diesis, però eh, non me l'ha chiesto. Non me l'ha okay, chiesto. Ok, cogliendo la mia provocazione, sì. l'hai colta molto bene. Sì. In realtà, hai scritto un pezzo per Giussi Ferreri. Mi spiego, sì. se tu l'avessi scritto per qualcun altro, cosa che non fai e eh, non hai certo. voglia di fare in quel momento, in quel momento avresti scritto, eh, hai scritto un pezzo pop perfetto che. In mano ad altri è diventato pop nella tua intenzione sì. faceva succedere qualcosa, sì. per questo ti dico che sì. è una scelta cosciente la tua. La mia è una scelta cosciente è consapevole del fatto che queste sono considerazioni mie. E sono considerazioni di un essere umano che ovviamente cioè quando, quando un, un uomo, un essere umano, si mette all'opera è già di se stesso l'opera è, fa, è fallita. Cioè è fallibile. Ma è fallibile, lo sappiamo tutti: che è fallita, però è anche tangibile, perché. Per ciò che per noi, noi è, la, è la cosa più importante nell'economia di, di un universo che, ne, che nemmeno è piccina ma, eh. ma che c'è capito? Ecco, allora, ecco, ogni tanto questo, questa misura dovremmo averla non dico in maniera così spaziale così enormemente espansa però bisognerebbe, bisognerebbe ogni tanto pensarci al fatto che, le no che i nostri desiderata non esistono in pratica ogni tanto tu, tu ti sei accorto nella, nella grande trilogia Arbasino dalla, da giovane promessa a solito stronzo a <ride> venerato maestro adesso sei un venerato maestro no sono sempre stronzo cioè, <ride> sì, sì, sì. nell'intimo può essere sì, ma nell'immagine sì. pubblica ed è una cosa affascinante perché chi ti conosce come me chissà chi sei da tanto <ride> e siamo in tanti All'improvviso, eh, quello che era un po' no? anche una, una, un orgoglio nascosto, eh, conosco Gesù, ma conosco Benvenue, <ride> E adesso invece, dopo i Tenco, eh, all'improvviso è Paolo Benvenue, un maestro. Ma, no, eh, ma tu la mai? percepisci questa cosa su di te? Ma no, la, la percepisco perché me la dicono ogni tanto quelle dieci persone che me lo dicono. <ride> ma davvero, eh, e, e, e perdonami, sono sempre dieci in più di quello che dovrebbero essere. Detto ciò, eh, eh, non c'è nulla di. di non c'è nessuna maestria in me. Cioè, se maestria è guardare per tre anni una, una crepa in un muro e sentire intorno a me questa, questa casa che, che continua a muoversi, non avere neanche i soldi per il riscaldamento e poi da lì uscirne pensando finalmente di essere vivo, beh, questa non è maestria. Eh? Questa è follia. Che però innesca. Che innesca, innesca tutto un meccanismo legato a quella, a quella ricerca della materia dal nulla di cui ti parlavo prima. E, ma. È inutile dal punto di vista del pragmatismo, cioè nel senso pragmaticamente è come buttare dei, del, de, del, de, delle pietre in, in uno stagno e pensare di essere gratificati da questo. È bellissimo però, perché, perché penso, penso finalmente di aver raggiunto per quanto mi riguarda eh, quello che cercavo fin da quando ero piccolissimo, dalla prima volta che ho avuto la consapevolezza di essere in vita. E cioè penso di aver raggiunto... Finalmente la volontà di fare delle cose senza averne un ritorno, senza avere nulla in cambio, non voglio niente in cambio. Poi, certo, se uno mi dà anche, diciamo, dei, dei, dei lecca, lecca io ancora adesso insomma, non frequento. Insomma, Accetti caramella. <ride> io accetto caramella di sconosciuto. Senti, ehm, la a questo punto è la stessa cosa di Giuseppe Ferreri, eh, <ride> Mina. Eh, sì, sì. A, proposito, a proposito di Caramelle di Mina, allora tu per schernirti dici il disco meno venduto di Mina, perché poi questa è anche una tua postura. No, <ride> sì, Della... vabbè, certo. Mi piace. Eh... È vero, comunque, cioè, purtroppo è, certo. vero, eh, è vero. Va bene, eh, lei ha scelto di fare io e te una tua canzone. Eh... Che impressione, tolto il momento di, quindi visto, nonostante tu sia ieratico in questo apparentemente, tolto il momento di stizza per Giuseppe Ferreri <ride> ma eh, che impressione ti fa una tua canzone eseguita da un grande interprete che quindi a quella canzone non arriva con il tuo percorso perché la trova sì, lì? Certo. Eh, Beh, allora, devo dire due cose, Sto, spero di non dilungarmi troppo. La prima, eh, ovvio, eh, io sono cresciuto sentendo cantare Mina. E ero appunto sotto proletario c'era la radio e alla radio quando sentivo Mina eh, per me era, era, era qualcosa di irraggiungibile il fatto che Benedetta, la figlia, mi abbia chiamato, abbia detto ciao sono Mazzini e io abbia risposto ciao io sono Garibaldi <ride> che non sapevo che cioè, veramente... rifacciamo l'Italia. Esatto, <ride> rifacciamo l'Italia. Quello è stato un momento di, di, di grande soddisfazione perché ho potuto io e mia madre, guarda mamma, Mina canterà un, un pezzo mio, però... Devo fare, de, devo fare un distinguo, eh, ovvero mh, a Benedetta a Mazzini, la figlia di Mina, piaceva un disco che si chiamava, il primo disco diciamo dei Paolo Benveniun, che si chiama Piccoli Franceschi di Film. In, in Piccoli Franceschi di Film mi sembra ci siano 11 pezzi, 10 sono miei. Uno me l'ha regalato un mio amico che si chiama Matteo Anceschi, e che l'aveva scritto per me e per la mia compagna dell'epoca, che è appunto io e te. Perciò, quando. Benedetta mi ha detto: A mia mamma piace un tuo pezzo, dico, ah sì, qual è? Io e te, no, e beh, non gliel'ho <ride> detto, ma non era mio, ecco, okay, perciò ecco okay. svelando anche stiamo raccontando questo cose. Esatto, cosa. esatto. E nella, e, e, io, io so che a te, sinceramente, di alcune cose frega molto poco, ma eh, quello che mi hai appena raccontato, cioè poter dire finalmente mamma, sono diventato grande, mina, ho sì, mi... perso, ma invece la, il modo in cui lei esegue quel pezzo rispetto a come tu. L'hai pensato, non scritto, ma ci hai lavorato. Come, come ti ha... Dove ti ha portato? È una cosa eh, comunque sì. gratificante o completamente aliena? No, allora, mi ha gratificato perché Mina ha, ha sempre avuto questa particolarità. Fino al, penso da, da metà degli anni 70 in poi, quando ho smesso di essere ragazza, diventato una donna. E perciò quando canti con eh, la voce di una madre e... La testa di una, di una ragazza, perché ancora secondo me lei è così per certi versi: è, è bellissimo. È, la, è il completamento di quello che dicevo prima: quando da uomo in mutante diventa una, una signora bellissima che canta. Eh, quello, quello mi è piaciuto molto. Eh, ma le canzoni non, non, non esistono, cioè non, non sono tu, eh, non c'è niente di mio, non c'è nulla di mio. Non, eh, eh, e non per, per, per andare sul magico o sul misterico. È semplicemente che io in questo momento storico, in questo tempo, in questo spazio, di questo pianeta, scrivo delle, sono, sono a, in uno sgabuzzino o a Firenze o a. A Magione, provincia di Perugia o ad Arezzo, a città di Castello, e faccio questa cosa. L'avrebbe fatto qualcun altro, sicuramente nella stessa maniera, o meglio, o peggio. Io di sicuro so che mi sto impegnando dal strenuamente, dal punto di vista spirituale in questo. Ma non significa che, che, che appunto che ci sia maestria, c'è soltanto impegno e se un, se un bambino prende un bastone e da quel bastone ne fa un cavallo con tutto l'impegno del mondo, magari le prime volte non lo fa benissimo e poi pian piano affina la tecnica, questo è quello che sto facendo io, sto giocando, come tutti, tutti tu stiamo giocando un ruolo. Riconosci, è una cosa, il talento è una cosa che ti affascina quando lo senti? Quando lo vedo, lo, lo vedo negli altri tantissimo. Io in me vedo soltanto un grande impegno, ho il talento del, del, del bove che, che viene spinto a, ad arare il, il terreno. È bellissimo, se, se, se ci pensi, è un, un talento passivo e il talento degli altri come, come lo riconosci? Dove lo riconosci? Evidentemente, non nel virtuosismo, ma in che tipo di eh. espressione, qual è quella che ti affascina di più? Cioè La scintilla, la costanza, la... quando uno riesce a traspondere la pura idea primigenia. A mantenerne il valore anche nel, nel manufatto completo E eh, lì è difficile, non sei meglio di me, non sai meglio di me. Prova a uscire Beh. per un secondo, dal tuo corpo e eh, a parlare del cantautorato, di come è frainteso in questo momento o di come è interpretato in questo momento, e di quanto sia complesso il tema di quel lavoro portato ai talent show, alla, alla ah, televisione, alla... Sì, eh... sì, sono semplicemente cose diverse. Cioè secondo me, allora io esco da me e dico che quello che fanno è gradevole da un lato alle volte, eh, dal punto di vista della tecnica e, della, e delle idee, sono tutte piccole idee, eh, che sono di idee già, eh, attenzione, sono eh, tutte piccole idee, eh, però nessuno arriva mai alle cause. Cioè, io capisco che stai bene e mi, mi stai parlando del fatto che stai bene insieme alla tua ragazza, però io voglio capire da dove arriva questo tuo percorso. Cioè, è possibile che tutti si spieghino sugli effetti e che nessuno vada mai alla causa? Beh, cazzo, io ci vado. Io, tanto, e sbaglio per quello, per, per, perché ho ancora, e questa è una grande malattia che ho io, la volontà di essere propedeutico, non ha alcun senso. Come ti dicevo prima, arriverò a essere un essere umano veramente completo il giorno in cui la smetterò di cercare di voler insegnare qualcosa a qualcuno, soprattutto a me stesso. E, e questo è un punto, perché eh, questa volontà di, come dire, di insegnare, anche, anche di questo istinto pedagogico, anche con la musica, eh, c'è qualcuno a cui stai parlando? Che ti sta eh, sì. a, che stai aiutando anche a, a, migliorare, a migliorare secondo i tuoi canoni o a cui riesci a trasmettere qualcosa, che evidentemente non è il tuo metodo. Perché uh, tu... Sì, sì, o perché sei tu. Ma, sì, sì, ma, ma no, no, non lo so, non, non ne ho idea, non, devo, devo dire, non è egoi cioè, penso che sia egoismo da un lato, ok? Se voglio essere sincero. sincero. è egoismo, non mi interessa, non mi interessa, però a me non interessa eh, l'idea che, che avevano le persone che stavano montando, c'era una volta in America, però quando vedo c'era una volta in America e vedo gli ultimi 40 secondi, c'era una volta in America, a me arriva... Qualcosa di impressionante che, che, che collega me, ai miei antenati, a quelli che ci saranno più avanti. Eh, beh, questo per me, per la mia sensibilità. E eh, allora, allora sono sicuro che Sergio Leone e chi, che, e chi stava montando insieme a lui il film non è che pensava a qualcuno fuori. Stavano pensando a loro a darsi. Eh, a mantenere il massimo della, della magia e della sacralità di, di quello che avevano fatto, magari anche scherzandoci, perché lo sai. Cioè io, anche se sembro così ieratico, ma effettivamente io mi sto divertendo a fare questa cosa, eh, perché ribadisco, è un gioco, è un gioco bellissimo e sono così felice di poterlo fare, seppur da miserabile. Ma tu non hai paura di quando, quando i giovani garzoni di bottega ti vengono a chiedere qual è il segreto della panificazione. Ma no. tu non hai paura di spaventarli. perché. Ma no, questo... ma nessuno mi a chiedere. Anche... Guarda, ne... dico la, sincer la sincerità, nessuno mi chiede niente. Io ho questa cosa qua, più che eh, tornando a quello che dicevi prima, maestro, non me lo dice nessuno. Ma nessuno mi viene a nemmeno a chiedere niente. Ed è giusto che sia così. Eh, credimi, è un punto a loro favore, è però anche un punto a mio favore. Io non devo proprio spiegarti niente. Se vuoi arrivarci... A, a, a quelle bassezze e a quelle altezze prima le bassezze per poi arrivare alle altezze sì. senti tu hai, hai abbandonato la, la, la città sì. eh, e quindi hai fatto è un, è un gesto estremo nel senso che poi è un gesto ideologico mm. sì. io me ne vado a stare dove si respira meglio fondamentalmente e sembra un gesto no? eh, senile, lo, lo, lo condividiamo, eh? l'ho sì. fatto anch'io. Poi all'improvviso, in questo nuovo idillio con la natura, arriva una bimba, cioè nasce qualcun altro. E il motivo per cui te ne sei andato, il motivo, la stanchezza nei confronti della città, del, del brutto anche, del, eh, diventa improvvisamente un motivo di preoccupazione perché lo ritorni a pensare al futuro. Sì, eh, sì, sì. sì. E. Eh, tu non hai sinceramente paura, questo è un mondo che sta finendo le energie, che lo, lo, proprio tecnicamente lo sta facendo. C'è un atto che è di coraggio estremo ma anche di grande responsabilità ed egoismo fare, certo. fare dei figli adesso. Certo. Tu pensi che ci siano dei processi irreversibili perché saranno meglio di noi <ride> e quindi con quel poco che gli resta miglioreranno o che abbiamo questo disastro, questa catastrofe ecologica che abbiamo... Non lo so, cioè, questo sinceramente non lo so. Eh... Io ho soltanto due desideri, in tutta, in tutta franchezza, per le generazioni a venire, comprese i miei e i tuoi. Eh, il primo desiderio è che abbiano fame di, 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 di informazione, ma di informazione nel senso di formazione, di informazione formante, formativa. Perché da lì, quando fai una scelta... Sai, esattamente, o quantomeno in maniera abbastanza conscia, dove cioè ogni scelta la fai con coscienza, io l'ho fatta distinto buttandomi a morte, a, 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 vita, vita. a vita o morte. O a vita, sì, eh, okay. a vita o morte. Infatti, io per fortuna sono stato fortunato. Il secondo desiderio che ho nei confronti delle, delle, delle generazioni future è, è, è una cosa che è strettamente legata a, a tornare alla relazione. Di uno verso uno, perché quello che sta succedendo è che c'è sempre qualcosa in mezzo, c'è sempre un, una terza parte: cioè, l'intermediazione cioè, del visto, del, del, di chi ti vede. Ed è vero che ognuno poi, anche nella nostra generazione, noi stessi, molto probabilmente, io di sicuro noi scriviamo ognuno per, per noi una nostra letteratura, di, di noi, mm. ecco, però. Però mi viene da dire come Merini che ci interessava relativamente di essere visti. Mm? Ecco invece adesso tutto è in funzione di, quello, di, quello, di questa cosa. Perciò, se il mio desiderio è che ricomincino a guardarsi negli occhi davvero, ad abbracciarsi davvero quando sarà possibile, ammesso e non concesso che. Okay? E poi un'altra cosa, che proprio più che un desiderio è l'effetto di questa causa, è che finalmente si capisca che noi non. Siamo assolutamente parziali. Il discorso che facevo prima. cioè Se noi eliminiamo dagli uomini e dalle cose il magico. Ecco a quel punto davvero, cioè quella è la vera decadenza del pensiero, a mio parere. Cioè, eh, mi viene da pensare a, a tutti gli eh, storicamente a tutti gli imperi che cominciano a decadere nel momento in cui eh, l'intento formativo che al di là della conquista era proprio quello di, de, 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 de la, della sete di, di, del sacro degli altri cioè, anche, anche la conquista crudele è sì, anche per prendo il simbolici. cuore e me lo mangio perché voglio impossessarmi della tua magia è una cosa ecco questa, questa cosa è, è, è fondamentale per gli esseri umani se estrapoliamo se, se tiriamo via la fine delle cose la magia delle cose eh, si diventa macchine e eh, 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 rispetto alle macchine noi però non siamo così eh, visto che le abbiamo costruite noi non siamo così fallibili cioè una macchina tu togli la corrente se finì noi invece purtroppo ce l'abbiamo sempre infatti la ti propongo una magia che è un po' un gioco di scena que quella è una cassetta sì. che non contiene la canzone che sentiremo questo registratore non è attaccato, ma se tu adesso fai questo gesto puramente simbolico di io, ma è per porre bar. la cassetta ma cioè, dentro, tra l'altro ancora ce le ho e, e, e allora eject, Sì. È incredibile. Non così, esatto, così, va adagiata. Così. È una C46, io faccio anche. Play. Vai, fai play, è come per magia. Noi I ah. you in Arrivederci. Eh. <ride> We were so brave and so sweet. Du due cose di Leonard Cohen, eh, non ridere, eh, molto vicine a come io penso, e quindi non rubarmi il mio parere di te, eh, a come io ti penso è eh, intanto questa grande eh, capacità di stare... Nelle proprie canzoni di vestirle bene, di, eh, di amarle fino in fondo, di, di vestirle di parole esatte, cioè di riuscire a. L'altra cosa è che ehm, hai pubblicato un disco splendido che si chiamava Art Hotel, mm, sì. e questa, si chiama, questa canzone si chiama Chelsea Hotel Number no. 2. Quindi già solo siamo vicini. E, e tu in quel disco eh, hai, dopo averlo affrontato sempre nella tua opera, mai voluto dire Facciamo i conti con l'amore. Cioè, Adesso mettiamo, sì. mettiamoci seduti, come dici tu, no? In questo tavolino, in questo sgabuzzino isolato, eh? e, e, e portiamo l'amore, e, e lei la in tante stanze di, di albergo, di case, transatlantici, treni, ovunque, sei riuscito a parlarne? E, e usare quei luoghi ti ha servito? Cioè, oh, sì, ma sì, perché mh, non ho mai avuto una stanza mia, hm? E perciò vivevo insieme a altre tre persone in 30-40 metri quadrati, senza nessun tipo di intimità. Perciò cioè la mia educazione sentimentale è nata tardi, quando mi sono potuto permettere di prendere una stanza mia ed è stata intorno ai 35 anni. Perciò l'amore l'ho esplorato da quel momento in poi davvero. Prima era soltanto parvenza, più che parvenza. Il sentimento ed essere innamorati dell'amore c'era, come sai ma in realtà non, non ne comprendevo la crudeltà che ci deve essere, la bellezza, la, la, la sensualità. E perciò mettere tutti quegli aspetti dell'amore in stanze diverse mi è servito molto, perché in ogni stanza c'era davvero un'esperienza. Quello è uno dei, dei, dei dischi... Eh, dei rari rischi che, 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 che ho affrontato eh, cercando di, di divinare un futuro che poi si è verificato da lì a poco, e però contemporaneamente anche eh, essendo consapevole veramente di ogni gesto compiuto, o quantomeno consciamente consapevole, perché poi gli abissi che c'era dietro a quello e alle scelte che uno fa si poi riescono, forse probabilmente escono ancora dopo. Beh, è stato liberatorio riuscire a parlare d'amore in quel modo senza… Sì finalmente, finalmente per me sì lo è stato, lo è stato e, 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 e continua ad esserlo perché poi nel momento in cui impari eh, a, a cercare a sentire qualcosa di, di ulteriore rispetto a quello che normalmente senti, eh, quello che siamo abituati a sentire noi, è, è uno stato che diventa permanente, non, non, non torni più indietro, eh, non torni più indietro. Io di, di, eh, magari cioè, spesse volte mi sbaglio, ma quando incontro delle persone per strada eh, so che dolore hanno avuto, so che cosa stanno cercando, so che cosa stanno malevolmente desiderando, so che cosa non avranno mai. Eh, è vero... stato un punto di rottura emotivo quel disco per cui sì, sì. Non, hai, diciamo, non hai immagazzinato e messo da parte ma hai dato un posto a delle cose le, sì. le stanze sono anche un luogo no? Ogni... dove me... sì, no, ma in effetti è proprio stato così però da quel momento in poi è proprio tutto completamente scomparso non esiste più un luogo per me cioè, ovvero <ride> esiste un luogo dove io sto benissimo <ride> che potrebbe essere ovunque ed è a Perugia no? oppure potrebbe essere in qualsiasi altro posto Potrebbe essere a Montreal, come da dove è nato Leonard Cohen, eh, ad esempio. È proprio quello che dico: c'è cioè, una dimensione che noi non conosciamo e che quando conosciamo poi non possiamo più dimenticare non possiamo più tornare ovvero si torna indietro si scende di orbitale per andare alla posta e dire, sì. magari risponde la signora beh sì in effetti ha ragione queste bollette si scende di orbitale no? però fondamentalmente nella parte più preziosa è quella che poi ha a che vedere con le persone che più sono con gli esseri umani che sono più preziosi e eh beh non si scende più da lì ma non c'è, te lo chiedo perché è anche una forma di autobiografismo, uso te per dire. <ride> ma, ma non è che, che ogni tanto è una fonte di salvezza, anche invece sì, non lo è. di orbitale ma... e imparare a fare le cose piccole. Ma io... assolutamente, io, 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 assolutamente, soltanto, cioè, io, io spesse volte, spesse volte faccio sempre solo quello. Anzi, anzi io ripeto, sono un, un ripetitore seriale di cose. Io, mi, mi accorgo che, per esempio, pagare una bolletta ah, mi, fa, mi fa sentire adulto come po poche altre cose, <ride> e io, per dei giorni, sono orgoglioso di aver fatto, di aver pagato. In tempo una bolletta che dici: beh, dovrebbe essere la regola dovrebbe, prima dovrebbe essere normale, ma anche, anche per me così è così, è, e è credimi. L'idea non è quella di eh, sottovalutare gli aspetti più semplici della vita, anzi, no, no. anzi. <ride> beh, è, proprio, è proprio però il contrario, eh, ovvero se tu arrivi a un determinato stato di sentire, quelle cose le fai meglio, tutte le cose le fai meglio, e soprattutto puoi essere davvero di aiuto, perché sei sereno perché sei risolto. Io una, no, mia moglie è una persona molto pragmatica, quindi quando mi succede quella cosa vengo guardato, è, è cioè, ma hai pagato una bolletta, dovrebbe essere le basi della ah, dire, Ma com'è possibile? Matrice, ce l'hai fatto davvero? E, e dice, <ride> no, ma io che sono io che rivendico questa cosa, come l'ingresso nell'età adulta, ringraziatemi tutti, <ride> sto facendo una cosa da grande. Ma, ma infatti, ma guarda, credimi, io devo dire ne faccio una al giorno al massimo. Sì, non di più, perché poi... Eh, no, tra... no, beh, non, no ce la non ce la faccio, ma eh, io mi rendo anche conto. Perché che... non voglio strafare No, io proprio perché non ne sono in grado. <ride> tu sei bravo. bravo no, Ma non voglio strafare due cose normali in un giorno, <ride> no? No, eh, io, io invece non ce la faccio perché mi perdo. Per me, appunto, cioè, sono due le, le cose che ho capito, magari negli ultimi anni eh, ci ho messo un bel po'. Ma che la libertà del tuo sentire è strettamente legata a quello che è da un lato la solitudine del tuo sentire, però anche il fatto che sia. La somma di una moltitudine che ha avuto contatto con te. Tu sei la somma dei desiderati degli altri e questo lo porti nella tua vita ed è bellissimo. Non necessariamente i propri genitori, ma proprio in generale, le persone che incontri e di cui senti le difficoltà oppure la gioia. E questa è la prima cosa che ho capito. La seconda cosa ha strettamente a che fare con l'idea che. Fare con, con eh, non, 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 siamo, non siamo qui con un compito, ma siamo qui come gli alberi per fare quello che, che, che possiamo fare. Sì, eh, riempiamo eh, le giornate. Esatto, e poi, e poi noi, noi possiamo fare qualcosa, ma non tutto, e quel poco dovremmo cercare di fare con la massima gioia, la massima potenza. E io anche se non sembra ma mi diverto molto ma mi sto divertendo no, no, veramente sembra. tanto eh, un, gi un giorno poi ti, ti, ci confronteremo lungamente sugli alberi perché da quando vivo sugli appennini poi ho, ho eh imparato certo, delle certo, cose certo. a proposito di uno bravissimo scrisse eh, una cosa divertente che non farò mai più era il titolo di un libro meraviglioso di Foster Wallace ehm, sì. tu hai partecipato alla cantata dei pastori immobili oh, con Bollani, Riondino e Petra Magoni eh, mi racconti un po' perché eh, e Qui arriviamo perché si vede che ti diverti oh, e questa è una cosa divertente. Questo è divertentissimo. Come è stata? Che, che tipo di esperienza è stata? Bellissima. Allora, lì io ero da poco a Firenze e, e, e niente. Stefano Bollani mi ha chiamato. Io non lo conoscevo, però, tramite amicizie. Penso che di mezzo ci fosse Rene Grandi, e, e, che avevo conosciuto da poco. E mi chiesero se, se avevo voglia di, di fare questa, questa cantata per pastori, de, de, per statuette del, del presepe e, e, e io ci andai ma ero terrorizzato perché in tutta franchezza Riondino per me è un gigante dal punto di vista delle intuizioni un gigante, poi ne parleremo <ride> veramente Stefano Bollani è non lo so è il magma della, della bellezza Pietro Magoni è Eccezionale, Monica De Muro è eccezionale e Mauro Meccali è eccezionale. Perciò sono andato lì senza sapere niente. E, e niente. Io ho fatto una delle, di queste statuine, è una cosa geniale perché praticamente vedevamo portati in scena da fermi, e perciò devo stare fermo. Per, io facevo il pastore che guardava le nuvole, stavo 45 minuti così e ogni tanto cantavo. <ride> senza cambiare Ci sono nuvole bianche, ci sono nuvole nere, fermo. Nel secondo tempo invece facevo eh, il figlio eh, di Agnelli, Giovanni Agnelli, quello che si butta. Edoardo. Edoardo, scusa, perdono. Edoardo, ed ero così tutto il tempo. E poi su, sul finale, ci, finalmente ci, ci muoviamo perché, da statua, diventavamo umani. Diventavamo umani. E fu una cosa eccezionale. Io, eh, per me è irripetibile. Mi presero in giro tutto il tempo perché ero il più piccolo, il Rookie, e, e, e mi presero in giro per tutto il tempo e, e fui contentissimo perché eh, lì imparai un po' di più che cosa significa essere nel tempo e nello spazio. Ogni, quello spettacolo era completamente diverso ogni, ogni sera giustamente, cioè la partitura era uguale, però con, ad esempio Stefano faceva un'introduzione completamente diversa ogni volta e perciò a seconda del tempo che sentiva nel pubblico e nel, e nel posto faceva una cosa diversa, e tutto era sempre diverso. E io ho un po' ho capito che eh, magari a fronte di una perfezione formale delle cose è più importante cercare di aderire a quello che che c'è in, in quel tempo in quello spazio che succede no? in quel momento? Cioè, se noi adesso fossimo a che ne so Aosta e fossimo in uno spazio diverso, magari diremmo cose diverse, anzi sicuramente sì. Avremmo bevuto di più sicuramente. Ah, beh, sicur io sì, sì, io avrei anche, 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 mangiato, anche mangiato della fonduta. <ride> eh. <ride> Immediatamente. Senti, mi hai provocato su, sul rookie e sul basket, <ride> ma faremo un'altra intervista molto lunga <ride> su Larry Bird, su, su altri aspetti. Ah sì, ma il Quello che è, è, sacri e è, è sacrissimo. E questo libro... Che eh, tu hai musicato. Sì, eh, sì. Allora, io volevo fare un piccolo esperimento eh, indegnamente: io di lettura su, <ride> che su tua. Però eh, ti chiedo: io mh, no, non ho una particolare preferenza. Dovremmo riuscire a scegliere uno di questi racconti. Che stia nelle tre quarti d'ora in modo sì. scegli certo. tu e io leggo. Ma sì, a me, a me, a me piace, a me piace aspetta, 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 non so dov'è, ma è perché io lo, lo sai questa cosa che ad esempio un'altra una, un delle cose interessanti che fai. Io, faccio, uno fa una cosa e poi dopo deve dimenticarsi sì, tu, lo sai meglio di fai me. Ma cosa e non sai più quella cosa, non, ma non, perché l'hai es fatta? Esatto, e es 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 non necessariamente l'hai fatta bene, la sanno gli altri. Esatto, eh, eh, questo eh, Sadway, secondo me è un bellissimo racconto. Allora, eh, sì, cioè è una lunghezza è abbast abbastanza, no, no, ce la possiamo sì, fare. Sì, sì. puoi imbracciare no, uno strumento. No, <ride> sì, perché io no, leggo, ma questo è orrendo, io Va leggo bene. ma tu imbracci quello strumento. Aiuto, questo è, ter è terribile, lo farò. A tuo rischio e perito. Perché l'alternativa sarebbe stata chiederti una sigla per Light Camera Revolution, eh, però questo mi ma sembrava. Ma quello, quello eh, di, di estrarlu stato il, il programma a, a un livello <ride> impossibile. <ride> Vado? Siamo coperti da pelle e peli, forse più peli di quanti non ne avremmo bisogno. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che discendessimo dalle scimmie. In particolare è la mia discendenza che non lascia dubbi, specie quando faccio il bagno. Oggi faccio una cosa che mi piace molto, cammino per le strade della mia città, guardo in giro e mi sento uno straniero. È una sensazione che non mi ha mai lasciato nei 30 anni in cui ho vissuto qua, nemmeno per un momento. Eppure, è un periodo tranquillo questo, per quanto lo può essere una fase in cui non si danneggia nessuno. La mia vita ha molti pezzetti sparsi su un sentiero, come fossero segnali. Il problema è che non portano a niente. Poi la vedo, una nave in bottiglia vicino a un secchione della spazzatura e non è giusto la prendo è perfetta mi sembra di vedere i marinai dentro che corrono da una parte all'altra e di sentire il nostro uomo urlare la metto sotto braccio e vado al parco spesso ho sognato di essere imbarcato su una nave di pirati viaggiare per le sette leghe vivere avventure bere rum degno di questo nome avere un pappagallo sulla spalla senza il timore di invecchiare avendone uno sotto le coperte. Perché alcune vite bruciano in fretta e prendono tutto quando lo vogliono, ma senza il minimo preavviso. E poi, in quella vita, tu non ci sei. Ci sono solo donne procaci, senza troppe pretese. E l'unico cuore che spezzano è uno tatuato sul braccio. Ma dentro... Dentro un bel motore a vapore, non un battello, una locomotiva impazzita. Ma è curiosa la vita. Tu ci sei e io sono solo un uomo sotto al mare, affondato senza essere il capitano di una nave che non esiste. Una signora porta a spasso un cane con un cappotto a scacchi. Sono belli i cani e mi chiedo se non hanno il senso della vergogna o se solamente per rispetto, per amore incondizionato. Non mandano a fare in culo certi padroni. Le coppie a un certo punto iniziano a fare troppe cose insieme. Correre, leggere, commentare i vestiti delle ragazze con dubbio senso del decoro e gli abbinamenti finalmente ripuliti dagli anni Ottanta. I peggiori, senza dubbio i peggiori, ma stanno tornando. E poi non capisco questa necessità di baciarsi in pubblico guardando di sottecchi altre persone si ostenta sempre il candore dello sporco. E adesso non mi toglie nessuno dalla mia grande fuga con questa barca. Nemmeno gli anziani che guardano nel vuoto, o i bambini che urlano senza un perché, e nemmeno le belle ragazze che lasciano dietro di loro un odore che stimola gli ormoni. Un pensiero mi rallenta, o forse, più il dato di fatto che i cinema di questa città impiegano troppo tempo a lamentarsi per proporre una buona programmazione. Tutta questa noncuranza va a discapito dei figli di buona famiglia, il cui stato delle cose già non consente di essere dei fiori nel fango per chi avesse quella velleità. Ma così, poveretti, come faranno a dare consistenza alla loro vita di facile patinatura, grammatura irrilevante polvere sbiancata dalla chimica ricca? Ma poi ripenso alle cose importanti, alle storie libere e al fatto che girano leggende su un Robin Hood dei mari. Che rubava su navi imperiali per ridare tutto agli indios. Ma forse ci sto pensando adesso solo per ridere all'idea di un pirata in calzamaglia, un nobile senza terra perché per mare, con la capacità di ascoltarlo e anche di giudicare secondo un suo codice difficile, è imprescindibile. Cammino a passo svelto e realizzo che le giostre dei parchi a volte conservano ancora quei fantastici caroselli laccati, con cavalli buoni per film horror di terza categoria. Crepe negli smalti, musiche che saltano senza ondeggiare più, e ricordi carichi di significato solo nell'immaginario collettivo. Quindi decido di fare un giro sopra il carosello di questo parco, con la mia bellissima nave in bottiglia, sempre con me. E penso a un'altra leggenda, quella del direttore di manicomio che mise tutti i suoi matti su una bagnarola. E quelli tornarono, carichi di ogni meraviglia e con una nave incredibile. Diventata così con il legno e la fantasia di chi non ha condizioni. So che le pieghe sotto i piedi dovrebbero dire e predire qualcosa. Di solito le tocco e le seguo per un po', ma va sempre a finire che mi perdo. E allora capisco veramente cosa devo fare oggi. Salgo in macchina, non vado veloce, non ne ho bisogno. Il mare è vicino. Tolgo le scarpe, arrotolo i pantaloni. Camminare sulla sabbia fa bene all'anima. Entro nell'acqua che si muove senza pretese, pur tuttavia bagna le falde del mio cappotto. Adagio la bottiglia che galleggia e prende piano piano le distanze da me. E lo so che è solo perché non vuole farmi male. La vedo crescere sempre di più. Vedo la bottiglia scoppiare come una bolla di sapone, con tutti i suoi riflessi ai matti, i miei matti, che mi salutano e ringraziano andando via lontano per le meravigliose avventure che io non vivrò mai. Paolo benvenuto la suonata, l'ha scritta Nicola Sciuferri ed è un bellissimo pezzo. Questo. A me piace molto, mi piace molto perché, eh, perché è proprio questo: deve, deve um, c'è cioè una parte di noi che, che, che segue il razionale, e altrettanto importante seguire il non visto, il non visto da noi, il non visto dagli altri. È, è, focalizzarsi su quello, a parte che è più divertente secondo me, ma è anche veramente fondamentale per per riuscire a guidarsi perché non è facile guidarsi in questa vita io adesso vado a mettere so che ti interessano i social vado a mettere nel mio profilo social ha letto male con Paolo no no, no, no ha sono sono suonato male, sono male Paolo venue, assolutamente. senti sì, Paolo ehm, poi, beh, le, le interviste si chiudono sempre con delle formalità ma noi non ce ne siamo regalate in, que, in quest'ora e <ride> passa quindi ti volevo ringraziare per salutarti noi evitando il tema delle sigle eh, ho voluto farti un dono che è anche una, una funzione anche erotica no? che è una, una, una Donna che a te piace molto, che scrisse questa canzone, eh, che incrociò, ebbe fece il piccolo miracolo di incrociare il pop più, più largo con una canzone densissima di sentimento, e era Susan Vega, e la canzone questa. E io ti ringrazio tantissimo per le nostre chiacchiere. Io, io eh, ringrazio te tantissimo. Grazie davvero. Di Devi portarti via, poi Ignazio, eh, che sì. sennò no resta qua <ride> e pettinarlo. Ti faccio, ti faccio una foto mentre tu.